Allora, Martina, imprenditrice di successo, 287 milioni di fatturato l'anno scorso con un'idea semplice. Come nasce Martina? Come nasce l'idea del mio brand? Sicuramente nasce da un disagio, da un problema che io ho vissuto durante la mia infanzia, la mia giovinezza, la mia adolescenza. E il mio problema, io ho sempre avuto questo disagio nell'aprire le cose, proprio gli oggetti, i contenitori, i recipienti. Avevo grandi difficoltà a scuola perché non riuscivo ad aprire l'astuccio proprio delle penne, delle matite. Il mio quaderno non si apriva. Le maestre non capivano, mi prendevano in giro, sono stata anche bullizzata. In adolescenza, figurati, ti puoi anche immaginare, lattine di Coca-Cola. Preservativi, insomma, non riuscivo proprio ad aprire le cose. Io ti do un libro in mano e tu mi fai vedere che effettivamente non lo sai aprire questo libro. Mi trovo, ecco, appunto, come potete vedere, io provo, ma Niente, non riesci a aprire il libro. Bene, tu hai anche fatto una proposta in Parlamento proprio per, non, per persone come te, per non essere bullizzate, cose di questo Certo, tipo. sì, perché ci sono appunto anche proprio dei casi di discriminazione e di fobia di noi che non riusciamo ad aprire. Ma da bambina poi c'è stato un incidente che tutti ricordano i giornali perché tu sei rimasta chiusa in una tenda e non riuscivi a aprire, insomma, sei rimasta bloccata e è dovuto intervenire un elicottero che ti ha tratto in salvo. Ce la racconti Guardi, quell'esperienza? scusami, ma. No, questo non. Scusate. E i miei genitori mi dissero: guarda Martina, aspetta qui, andiamo a comprare le sigarette, ti vogliamo tanto bene, torniamo presto. E loro sono usciti, hanno chiuso la tenda, con la zip, e mi hanno lasciata dentro con 5 scatolette di tonno e una di pisellini e Non riuscivi ad aprirle, io. non Scusami. ci hai provato e non ti è venuto in mente che magari voi eravate nelle Alpi a 3800 metri e forse andare a comprare le sigarette poteva non essere una ricostruzione veritiera. Niente, Scusami. niente. Va bene, andiamo Ti avanti. E chiedo poi, se possiamo. certo. Grazie. E poi la rinascita, tu qualche anno fa hai creato un video su YouTube che è diventato virale con 782 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, per aprire una lattina. Certo, sì, ho fatto questo mio primo video tutorial, ho pensato perché non mostrare invece a queste, soprattutto a queste persone, ma anche a tutto il mondo, come poter aprire. Bene, E adesso oggi dico grazie a quei momenti difficili della mia vita perché alla fine mi hanno fatto arrivare al successo di oggi, ecco. Il mio corso sta andando bene, anzi ne uscirà presto uno nuovo, se posso dirlo qui, e a partire appunto da settembre 2020, online a un prezzo speciale di 16.457 euro. Abbiamo finito? sì, però, cioè, toglimi una curiosità, ma poi alla fine, come hai imparato a aprire le cose? Cosa insegni come aprire? Ah beh, niente, chiami uno che te le apre.